Allora, buonasera a tutti. Diamo inizio al webinar previsto per questa sera dal titolo L'ansia nella pandemia, l'impatto psicologico ed emotivo sulla comunità e sul singolo individuo. Vi ruberò pochi secondi per presentarmi. Sono la dottoressa Alessandra Curtacci, psicologa, psicoterapeuta ed esperta in psicologia dell'emergenza. Ho conseguito la specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale presso la Scuola di Studi Cognitivi nella sede di San Benedetto del Tronto, della quale la dottoressa Mezzaluna è direttrice. E per quanto riguarda il lavoro, svolgo attività appunto di psicoterapeuta presso lo studio privato e presso il Centro di Psicoterapia Studi Cognitivi qui dell'Aquila e lavoro come psicologa dell'emergenza, per lo più attraverso progetti di collaborazione e intervenendo appunto nelle emergenze presenti sul territorio di volta in volta. Allora, ho deciso di aprire questo webinar raccontando di come negli ultimi decenni si è assistito a uno sviluppo della cultura in termini di prevenzione, di cura e presa in carico di chi è coinvolto in eventi emergenziali, quindi in eventi critici. Questo sviluppo è stato una diretta conseguenza del confronto con tutto ciò che è accaduto negli ultimi anni, sia a livello mondiale ma soprattutto nel territorio nazionale, a partire da catastrofi naturali come appunto alluvioni o terremoti, ma anche come emergenze come quella attuale costituita dal fattore umano, dall'errore umano, quindi caratterizzata dall'inaffidabilità delle nuove tecnologie create dall'uomo. Ogni circostanza che si palesa, che nasce da queste situazioni, va a costituire un'emergenza. Ho portato due esempi di definizione del concetto di emergenza, ovviamente prima di tutto a livello legislativo, quindi la legge 225, che appunto definisce emergenza ogni situazione in cui è necessario attivare interventi di soccorso fuori dall'ordinario, quindi che richiede l'intervento di mezzi, soccorritori, competenze al di fuori dell'ordinario. E poi ho deciso di definire a livello psicologico, che forse è un pochino il punto di vista che ci interessa un po' di più, che a livello psicologico l'emergenza definisce ogni situazione nella quale l'individuo si trova a fronteggiare un evento inaspettato ed imprevedibile. Ed in particolar modo è un evento caratterizzato da un forte divario tra il bisogno che percepisce la persona coinvolta in un'emergenza e la possibilità di risposta, ossia l'attivazione da parte dell'ambiente esterno, soccorsi che ovviamente sono mirati alla salvaguardia della sopravvivenza della vittima. Faccio un brevissimo cenno su quello che è la psicologia dell'emergenza e il ruolo dello psicologo dell'emergenza, così da avere una visione più chiara dell'argomento che tratteremo. La psicologia dell'emergenza è quella branca della psicologia che studia il comportamento individuale e di gruppo, quindi delle comunità, in situazioni di crisi, in situazioni emergenziali, ponendo particolare attenzione a quelli che sono i processi comunicativi, quindi alle comunicazioni che si sviluppano, che si svolgono durante un momento di difficoltà, durante un'emergenza, appunto, e i processi psichici che si intrecciano nella definizione, nella gestione di tale condizione. Ovviamente la psicologia dell'emergenza lavora nella prospettiva con l'obiettivo di promuovere la salute mentale, di mantenere la salute mentale e ripristinare le competenze psicosociali alterate. L'intervento dello psicologo dell'emergenza è fondamentale in situazioni critiche perché differenti possono essere i protagonisti di un incidente, di un terremoto, di una pandemia. I protagonisti sono fondamentalmente le vittime, i soccorritori e anche i testimoni, ad esempio, di un dramma. Come ho già detto, un altro protagonista fondamentale è appunto lo psicologo dell'emergenza, che il cui lavoro si svolge in diverse fasi, si svolge prima di un'emergenza, quindi nei cosiddetti tempi di pace, durante un'emergenza, quindi nella fase calda, quando c'è l'evento, e dopo l'evento. Prima, ad esempio, attraverso progetti informativi, non lo so, nelle scuole, corsi di preparazione ai soccorritori,
durante un'emergenza, quindi nell'attività di supporto alla vittima, alla popolazione, ai familiari delle vittime e dopo appunto attraverso progetti o interventi psicosociali rivolti magari a fasce particolari di una comunità, non lo so, magari minori o la popolazione scolastica. Stringiamo un pochino adesso l'argomento e concentriamoci su quella che è l'emergenza attuale, ovviamente quella del Covid-19. Ho dedicato una slide alla descrizione del virus, anche se tutti sappiamo ormai di cosa parliamo quando sentiamo questo nome in TV o comunque ne parliamo. Il Covid-19 è una malattia infettiva respiratoria causata da un virus che si presenta con molto simili a quelli influenzali. Ormai è un'emergenza che dura da un anno e come prima misura le istituzioni ci hanno consigliato di attivare misure di prevenzione individuale e collettive. Ormai le conosciamo tutti, la prevenzione individuale, quindi l'utilizzo delle mascherine, i lavaggi delle mani, fino a misure di prevenzione collettiva, ad esempio chiusura delle scuole o chiusura di particolari attività. Come ogni emergenza, la popolazione impara nuovi termini, in particolar modo quello di pandemia e di quarantena, oltre a quello di assembramento. La pandemia però nello specifico è un'epidemia con tendenza, con la capacità di diffondersi molto rapidamente sul territorio, in questo caso sull'intero territorio mondiale. E, infatti l'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità decide di definire il problema del Covid come pandemia. Un altro termine che ripeteremo spesso nel corso del webinar è quello di quarantena. Originariamente questo termine indicava un periodo di tempo della lunghezza di 40 giorni, attualmente viene valutato, modulato in base alle esigenze, è comunque un periodo di isolamento che viene imposto a quelle persone che sono ritenute portatrici di agenti infettivi. È una misura contenitiva che per quanto riguarda la prevenzione del rischio di contagio sembra essere molto efficace. Sembra però avere anche importanti ripercussioni a livello sociale, economico e soprattutto psicologico. Quando si parla di emergenza in generale, si deve tener conto che un evento critico va ad intaccare il benessere psicologico e psicosociale sia dell'individuo, quindi del singolo, che dell'intera comunità che ne è coinvolta, come nel nostro caso. Ora, qui ho deciso di riportare schematicamente quelle che sono le fasi che ogni persona, ogni individuo coinvolto in un'emergenza sperimenta. Ora, immagino che a ognuno di noi sia capitato di vivere un momento critico, un momento emergenziale nella propria vita. E magari pensateci anche voi se effettivamente avete vissuto, riuscite a ritrovarvi in queste fasi che adesso vi descriverò. Ogni tipo di riflessione o domanda potete iniziare a scriverla comunque in chat, verranno trattate ovviamente alla fine del webinar. Come dicevo, queste sono le fasi che ognuno di noi sperimenta durante un evento emergenziale. Io personalmente ho avuto modo di sperimentarle durante il terremoto e ovviamente tendo a riscontrarli anche durante questo tipo di pandemia. Come possiamo vedere dallo schema, c'è la linea verde iniziale che indica la fase, appunto il momento del pre-disastro, quindi è quella fase in cui ognuno di noi vive la propria quotidianità, i propri impegni, è la fase della normalità. C'è successivamente il momento dell'impatto dell'evento, quindi sia esso terremoto, sia esso la comunicazione dell'esistenza di un virus potenzialmente mortale. Da qui in poi iniziano a svilupparsi le varie fasi. La prima è la fase eroica. La fase eroica è una fase che si sviluppa a partire dalle prime ore successive all'evento fino a qualche giorno. È quella fase nella quale ognuno di noi, ogni individuo tende a canalizzare le proprie energie verso quelle che sono le attività di salvataggio, di accoglienza, di riordino,
facendo un parallelismo per fare degli esempi, ad esempio in una maxi emergenza come può essere un terremoto, la fase eroica è quella nella quale magari anche i singoli cittadini iniziano a scavare sotto le macerie o iniziano a fornire i primi aiuti alle persone in difficoltà. Rispetto a questa pandemia, ho cercato di far combaciare questa prima fase al momento successivo alla comunicazione, quindi a inizio del mese di marzo del 2020, quando ci è stato comunicato appunto l'esistenza di questo virus e ci è stato consigliato, imposto giustamente, di rimanere dentro casa, di applicare in maniera rigida delle regole. Quindi ognuno di noi ha osservato in maniera altrettanto rigida il lockdown, stare dentro casa. Proteggerci, l'utilizzo delle mascherine era l'unica attività in cui potevamo canalizzare le nostre energie per difendere noi stessi e gli altri. Successivamente a questa fase si sviluppa quella che è la fase cosiddetta della luna di miele. Perché? Perché è una fase nella quale si sperimenta quasi una sorta di speranza, di timido ottimismo, nel senso che sia quasi la percezione che a breve possa realizzarsi una nuova normalità. Questo perché? Perché c'è l'attenzione magari delle istituzioni, iniziano ad arrivare i primi aiuti. Continuando con il parallelismo di prima, magari nel caso di un terremoto è quella fase nella quale arrivano i primi veri aiuti concreti, quindi il montaggio dei campi di assistenza. Le prime risorse, l'attenzione delle televisioni, le istituzioni che arrivano sul luogo. Nella pandemia, ho fatto combaciare questa fase della luna di miele più o meno al mese di maggio, giugno, comunque mesi estivi, perché era quella fase nella quale ognuno di noi aveva quasi la percezione che l'emergenza si stesse risolvendo. Infatti, le misure erano ancora esistenti, ma erano forse meno rigide, ognuno di noi si è concesso di andare fuori città per una breve vacanza estiva. Quindi avevamo quasi percezione che stesse arrivando di nuovo una sorta di normalità. Purtroppo, subito dopo arriva la terza fase, che è quella della disillusione. La fase della disillusione è il momento del confronto tra le aspettative createsi nella fase precedente e la realtà dei fatti. Di nuovo, in un'emergenza come quella di un terremoto, magari è la fase nella quale, ecco, l'attenzione dei media inizia a scemare, iniziano i primi ritardi nelle assegnazioni, non lo so, degli alloggi, i ritardi negli aiuti economici, nella ricostruzione. Similmente, nell'emergenza della pandemia, questa fase è un pochino assimilabile al periodo autunnale, settembre, ottobre, nella quale ci siamo resi conto che la previsione della famosa seconda ondata si stava veramente realizzando, quindi i numeri dei contagi aumentavano, ci siamo ritrovati un pochino a vivere tempi veramente difficili. Ed è una fase questa nella quale iniziano sentimenti di abbandono, emozioni comunque negative, denunce di ingiustizia, di incompetenza rispetto a chi gestisce l'emergenza, ma soprattutto c'è un ritorno della sintomatologia da stress. Successivamente a questa si arriva a quella che è l'ultima fase, la fase della ristabilizzazione. È la fase nella quale si evidenziano i primi cambiamenti osservabili e tendenzialmente la maggioranza delle persone, della popolazione colpita dall'emergenza tende ad avere un funzionamento psicosociale nella norma. Di nuovo, facendo un esempio concreto, per quanto riguarda l'emergenza terremoto, magari è quella fase nella quale ognuno tende a riprendere magari la propria attività lavorativa, una routine giornaliera, i ragazzi tornano a scuola, gli snodi principali della società tornano a funzionare in maniera normale, come ad esempio gli ospedali. Nell'emergenza attuale invece
forse ancora non siamo arrivati a questa fase, è come se fossimo ancora immersi in realtà nella fase calda dell'emergenza, perché ancora ci sono molti, molti dubbi sulla risoluzione. I numeri, appunto, come ho detto prima, dei contagi comunque aumentano, ci sono dei dubbi sui vaccini, si stanno ancora facendo numerosi studi per conoscere a fondo come funziona questo virus. Quindi probabilmente nella fase della ristabilizzazione non siamo ancora arrivati, mancherà ancora un pochino. Ora ho voluto sintetizzare con una sola slide un concetto che è molto semplice, ma è fondamentale. Ognuno che viene coinvolto, che si trova a vivere un'emergenza, un evento critico, deve comprendere che ci sarà sempre un prima e un dopo l'evento. Ciò che accade, quell'evento, deve essere elaborato e verrà incastonato, incorporato nella nostra storia di vita. È come se andasse a costituire un punto dal quale puoi riprendere una nuova normalità, una nuova realtà, magari anche migliore, perché comunque arricchita dagli insegnamenti, dagli apprendimenti che si sono avuti durante il periodo di disagio. Però quella che verrà a crearsi sarà una nuova normalità. Ci sarà sempre un prima e un dopo l'evento, un prima e un dopo terremoto, un prima e un dopo la pandemia. E questo è fondamentale affinché ognuno di noi possa risollevarsi in maniera più adattiva in seguito all'evento. E soprattutto è importante comprenderlo, perché questo riesce a modulare in qualche modo quello che è l'impatto psicologico causato appunto dall'evento negativo. Tornando a parlare strettamente di quella che è l'emergenza attuale, quindi della pandemia da Covid, e tenendo fortemente in considerazione gli effetti negativi che questa sta provocando, ripeto, sul singolo e sull'intera comunità, le conseguenze negative di cui vi parlo ovviamente spaziano dall'ambito economico all'ambito politico, all'ambito personale, all'ambito psicologico. Io ho ripensato un pochino a quando è arrivata la comunicazione concreta, reale, della presenza di questo virus, che ormai si stava allargando su scala mondiale. E ognuno di noi in quel momento ha dovuto fare un gran lavoro, nel senso ha dovuto trovare, identificare il giusto grado di protezione che nell'immediato ci ha permesso di quasi di trovare un equilibrio, di mantenerci in una condizione di salute, di stabilità che ci permettesse di affrontare in maniera funzionale l'impatto di quella notizia così, così pervasiva, così invalidante. E poi questo equilibrio, questo grado di protezione ci è servito e continua a servirci per conservare l'energia necessaria a tollerare un'emergenza che appunto si sta prolungando veramente nel tempo, ormai è da un anno che siamo immersi in questa emergenza. E ho valutato anche nello specifico che cosa ha comportato questo processo di adattamento a questa nuova realtà, caratterizzata appunto dalla presenza di una minaccia, tra virgolette, invisibile. Ognuno di noi ha dovuto affidarsi pienamente alle indicazioni date dalle istituzioni, appunto di lavarci sempre le mani, limitare il più possibile i contatti sociali, cambiare le nostre routine giornaliere, anche le nostre abitudini, perché inizialmente anche il fatto di non poterci stringere la mano è stato per noi un qualcosa di impattante, di fortemente negativo. Ci siamo adattati a tutta una serie di trasformazioni, e le quali hanno avuto un impatto più o meno destabilizzante su ognuno di noi. Ognuno di noi ha dovuto in un certo modo anche accettare quello che è stato il periodo di isolamento, di lockdown iniziale, e poi successivamente le quarantene in caso in cui si risulti positivi al Covid, o nel caso in cui si entra in un positivo.
accettare uno stato di isolamento, come dicevo prima, lo stato di quarantena non è facile a livello psicologico, perché comunque una condizione che ci impone delle forti limitazioni, assolutamente giustificate dal momento storico, ma altrettanto pesanti a livello psicologico, perché si palesano tutta una serie di fattori di stressor che possono evidenziarsi sia durante il periodo di quarantena che subito dopo. Quelli che caratterizzano il periodo di quarantena sono appunto la durata di tale periodo, soprattutto il non sapere quanto durerà la mia quarantena. Ovviamente lo sperimentare sensazioni di frustrazione e di noia, dover convivere con la paura di essere contagiati o di poter contagiare gli altri, persone care o persone deboli, essere esposti ad informazioni inadeguate, questo perché è un rischio che si avvera, perché quando noi siamo sottoposti a situazioni di forte stress, molto spesso sperimentiamo quasi una fame di informazioni, spesso leggendo, affidandoci, accontentandoci anche di informazioni spesso poco fondate, magari scientificamente, che però d'altro canto mantengono alto il nostro stato di allerta, il nostro stato di attivazione, di paura. E infine un altro stressor che ho considerato è il fatto di disporre, il timore di disporre di forniture insufficienti. Mi vengono in mente le file fuori dai supermercati durante il primo lockdown, perché tutti avevamo più o meno il terrore di poter rimanere senza un qualcosa di necessario, e attualmente mi viene in mente la paura di rimanere senza forniture, ma in termini di vaccino, ad esempio. Subito dopo ho voluto fare una selezione degli stressor che possono invece evidenziarsi subito dopo il periodo di quarantena, che possono essere considerati ad esempio l'attesa e il timore per le indicazioni che detteranno un nuovo stile di vita, perché ovviamente ognuno di noi era consapevole del fatto che appena usciti dal lockdown iniziale il nostro stile di vita inevitabilmente sarebbe cambiato. Subito dopo ho considerato quella che è la perdita finanziaria e le difficoltà economiche, appunto magari dovute a chiusure di determinate attività, ovviamente nelle difficoltà nel portare avanti il proprio lavoro. E soprattutto una cosa che è stata riscontrata in maniera anche evidente, la stigmatizzazione da parte degli individui verso coloro che sono stati colpiti dal virus, come un volerli giudicare magari per qualche atteggiamento sbagliato, per essere stati poco attenti o poco rispettosi delle regole imposte dalle istituzioni. Tutto questo insieme, questo preambolo che ho viene giustificato dalla presenza poi di due concetti chiave che sono alla base di quello che è l'impatto psicologico, ossia il concetto di stress e il concetto di emozione. Una slide l'ho dedicata a quella che è la definizione proprio in termini scientifici di cos'è lo stress, ossia la risposta che deve attivare l'organismo di fronte a una richiesta ambientale. Ovviamente lo stress si concretizza nel momento in cui noi percepiamo un disequilibrio tra le risorse che noi possediamo, quindi tra la nostra capacità di fronteggiare in maniera funzionale e adattiva il problema. Lo stress fondamentalmente si sviluppa in tre fasi che noi attraversiamo in maniera totalmente inconsapevole, però credo sia importante sapere e conoscere in modo tale anche da identificarle, capire cosa ci sta accadendo durante in periodi per noi difficili. Quando noi entriamo in contatto con una richiesta ambientale, l'organismo viene attivato ovviamente a livello fisiologico in modo tale che possa rispondere nella maniera più immediata possibile per risolvere il problema, per risolvere questa stimolazione. Se riusciamo in maniera rapida, funzionale,
a trovare una soluzione, ovviamente la situazione è risolta. Nel caso in cui non riuscissimo appunto a superare questo ostacolo che ci viene imposto dall'esterno, entriamo nella cosiddetta fase di resistenza, ossia l'organismo, per mantenere questa attivazione mirata appunto alla risoluzione del problema, tende a togliere le risorse al normale funzionamento del nostro corpo. Quindi è una situazione questa che ovviamente, se protratta nel tempo, può arrivare a creare dei danni, perché è come se fossimo in un costante stato di, appunto, di allerta, di attivazione, costantemente impegnati in qualcosa. Se neanche questa seconda fase è utile per la risoluzione della situazione, entriamo in quella che è la fase di esaurimento, ossia l'organismo non riesce più a rispondere ad alcuna richiesta e quindi reagisce smettendo semplicemente di funzionare. Ed è lì allora che probabilmente possiamo sfociare in una condizione patologica. Ovviamente questi danni di cui vi parlo sono danni che possono palesarsi sia a livello fisico, quindi con patologie fisiche, ma anche con patologie a carattere psicologico. Tutto questo viene supportato anche dal concetto di emozione. Che cosa sono le emozioni? Le emozioni sono quelle che ci aiutano a comprendere l'ambiente esterno, sono quelle che ci aiutano a definire, a mettere in atto dei comportamenti adattivi e funzionali, comunque che ci permettono di reagire in maniera adeguata a tutte le richieste ambientali. Le emozioni teniamo in considerazione che si sviluppano in maniera involontaria, inconsapevole, quasi immediata, successivamente ad un evento. Quindi quello a cui dobbiamo fare attenzione è che queste emozioni non siano troppo forti, troppo intense, troppo pervasive, altrimenti potrebbe esserci il rischio che questi vanno a minare la nostra stabilità, la nostra capacità appunto di adattarci alle richieste ambientali. E proprio questo è quello che potrebbe accadere in una situazione come quella che stiamo vivendo con l'emergenza attuale, quindi con la pandemia. Perché? Perché ci troviamo a fare il confronto con un virus, come ho detto prima, pericoloso, potenzialmente pericoloso, che in un qualche modo va ad alterare la nostra capacità di controllare le situazioni. Quello che proviamo spesso è un senso di impotenza, di incapacità nel gestire ciò che sta avvenendo. Siamo sottoposti a un costante senso di minaccia, quindi siamo sempre in allerta. Facciamo sempre attenzione, mi viene da pensare, quando usciamo, a ciò che tocchiamo, con chi parliamo. Quindi questo vuol dire essere costantemente, di monitorare costantemente l'ambiente che ci circonda e le persone che ci avvicinano. Ovviamente tutto questo dà il via a una serie di reazioni che si sviluppano a diversi livelli. Io ne ho riportati alcuni esempi, per esempio reazioni biologiche, quindi il costante senso di affaticamento, avere difficoltà nel sonno, nell'addormentarsi o comunque nel mantenere un sonno costante durante la notte, disturbi somatici, quindi difficoltà legate all'apparato gastrointestinale, cefalee, oppure appunto menomazione immunitaria, quindi tendenzialmente c'è il pericolo che rischiamo di ammalarci di più. Altri tipi di reazioni sono quelle appunto che si sviluppano a livello cognitivo, problemi di concentrazione, magari di memoria, nella capacità di risolvere i problemi in maniera veloce, immediata, un senso di confusione, un calo nel senso di autoefficacia. Poi ci sono le reazioni che si palesano a livello emotivo, quindi per lo più paura, come ad esempio la paura del contagio, l'angoscia per quello che può succedere, ripeto, a noi stessi, alle persone care, la rabbia, magari per la situazione che stiamo sperimentando o per il senso di impotenza che proviamo, la tristezza e soprattutto l'ansia. Come è stato detto anche nei precedenti webinar, fondamentalmente l'ansia è un'emozione adattiva, nel senso, un giusto livello d'ansia è quello che ci permette di affrontare le sfide in maniera ottimale, perché ci spinge ad essere reattivi, ad essere prestanti. Se ovviamente l'ansia diventa
il livello di ansia diventa troppo alto, magari ingestibile, allora può iniziare a crearci dei seri problemi. E infine ho riportato alcuni esempi di quelle che possono essere le reazioni tipo psicologico, quindi il ritiro sociale, quindi in un contesto nella quale ovviamente l'isolamento è una condizione che ci viene quasi imposta appunto per far sì che questa emergenza si concluda a breve, quello del ritiro sociale è un rischio reale. Aumento dello stress nelle relazioni e in alcuni casi, ad esempio, anche l'abuso di sostanze, dagli psicofarmaci all'alcol o comunque alle droghe. Ovviamente l'attivazione di tutte queste reazioni va a minare la capacità, come ho già detto, di reagire in maniera funzionale ad un evento, in questo caso a un'emergenza, all'emergenza pandemia, all'emergenza Covid. Queste reazioni hanno anche un altro risvolto negativo, ossia vanno ad alimentare tutta una serie di pensieri negativi sulla pericolosità dell'evento, sulla negatività del contesto, sull'incontrollabilità del virus, dell'andamento dei contagi, quindi va ad aumentare quello che è la nostra tendenza al rimuginio. E cosa fare? Ho riportato una serie di consigli. Ovviamente magari molti di voi avranno già pensato, già li attuano ovviamente in autonomia. Alcuni consigli riguardano appunto il fatto di prediligere dei canali ufficiali per la raccolta delle informazioni. Questo perché per evitare magari notizie troppo allarmanti o comunque, come dicevo prima, poco fondate, perché sono tutte notizie che mantengono costantemente attivato il nostro sistema di allarme. Scegliere 2 o 3 momenti da dedicare all'informazione, quindi per non essere costantemente o sopraffatti dalla mole di informazione sul virus. Seguire ovviamente i consigli sulle norme di prevenzione, sia individuale e collettiva, e per quanto sia possibile cercare di non interrompere la propria routine, sia che ci si trovi coinvolti in un periodo di quarantena, sia che invece si svolge ancora la propria attività, ma la propria routine intendo anche dedicare del tempo, oltre, non lo so, al lavoro, anche magari ai propri hobby, attività fisica per chi la svolge, ovviamente con l'obiettivo di distrarsi, di scaricare la tensione accumulata. Mantenere, e questo è importante, i rapporti sociali per evitare appunto il rischio di isolamento di cui parlavamo prima. Fortunatamente in questo periodo storico ci sono degli strumenti che ci permettono di ridurre le distanze, e questo è fondamentale perché bisogna, comunque sarebbe opportuno scegliere delle persone con le quali avere un confronto sulla situazione che si sta vivendo. Avere un confronto con un'altra persona vuol dire condividere, ad esempio, le proprie emozioni, capire che il provare determinate emozioni è del tutto normale. Quando noi ci troviamo immersi in una condizione di emergenza, la nostra routine, le nostre abitudini, i nostri valori, i nostri punti di riferimento vengono totalmente stravolti. Quindi provare emozioni più intense o provare emozioni magari a noi sconosciute, perché magari mai provate prima, è del tutto normale. Ed è importante a tal proposito saper riconoscere queste reazioni emotive. Perché? Perché in quel caso ci si può concedere, ovviamente senza nessun tipo di giudizio, ci si può concedere però di chiedere aiuto a una persona che noi riteniamo importante e affidabile, ma soprattutto un supporto professionale. Questo perché? Perché comunque dobbiamo tenere a mente che le reazioni che possiamo sperimentare possono essere di breve durata, quindi si spazia da reazioni del tipo difficoltà nella memoria, incapacità di risolvere i problemi, difficoltà nella concentrazione, o comunque reazioni che appunto nel giro di poco tempo riescono a risolversi da sole, che comunque non diventano così invalidanti per la persona che le prova, ma le reazioni possono essere anche a lungo termine, provocando quindi dei
quadri potenzialmente patologici, come ad esempio disturbi d'ansia, adesso ho riportato disturbi d'ansia, disturbo post-traumatico da stress, che viene sì sviluppato da una piccola percentuale della popolazione che viene colpita da un evento emergenziale, però è caratterizzata da sintomi ben specifici che dobbiamo essere in grado comunque di riconoscere. E quando io dico di concederci di chiedere aiuto, questo viene consigliato, viene fatto allo scopo di conoscere e di potenziare le proprie risorse. Alla fine le risorse sono le capacità che ognuno di noi possiede per far fronte appunto a un evento emergenziale, un momento di difficoltà, sono quelle capacità che ci danno un sostegno. E purtroppo accade che quando ci troviamo in difficoltà spesso queste risorse vengono completamente sopraffatte. Le risorse possono essere già presenti in ognuno di noi perché apprese magari durante il contesto di vita o in altri momenti di difficoltà, però magari attraverso il confronto con un professionista è possibile magari rintracciarne delle altre a noi sconosciute o comunque acquisirne di nuove, al fine ovviamente di promuovere quello che è il concetto di resilienza. La resilienza in sé definisce la capacità di adattarsi a degli eventi negativi, a degli eventi minacciosi, quindi la capacità di resistere. Come dicevamo prima, dopo un evento emergenziale si va a creare una nuova normalità, fatta anche e supportata anche da tutti gli apprendimenti che si sono fatti durante l'emergenza. E questo vuol dire essere resilienti. Vuol dire ricreare una nuova normalità, adattarsi a quella nuova normalità. E ovviamente nel nostro centro c'è una parte dedicata a tutti quei disturbi che possono insorgere in seguito all'aver vissuto un evento critico, un evento emergenziale. Ne ho riportati alcuni esempi che spaziano da percorsi di psicoterapia cognitivo-comportamentale a valutazioni psicodiagnostiche o protocollo MDR o anche a incontri di debriefing. E in seguito a quest'ultima slide io ho concluso la trattazione dell'argomento scelto e vi presento brevemente l'equipe di studi cognitivi. Va bene, nell'ordine ci sono io, poi c'è la dottoressa Anselmini, c'è la dottoressa Mezzaluna, il dottor Innocenzi e la dottoressa Loisio. Infine vi lascio con i nostri recapiti, quindi l'indirizzo mail e il numero di telefono. E vi rubo un attimino presentandovi prima il prossimo webinar condotto dalla dottoressa Anselmini Iulianita, relativo a quando l'ansia diventa ossessione e il disturbo ossessivo compulsivo, e per necessità ripropongo la slide con i contatti. Ora penso di aver parlato fin troppo, se ci sono domande magari le affrontiamo insieme. Sì, Alessandra, sono arrivate diverse domande in entrambe le chat. Sì. Volendo possiamo iniziare con una domanda molto curiosa che ci pone Leonardo. Leonardo ci scrive: buonasera, premesso che gestire una pandemia non è una cosa facile e che può seguire uno schema, crede che la curva da lei illustrata possa essere cambiata? Potremmo dire, dati i fattori da lei esposti, che è uno schema sbagliato per affrontare le emergenze? Allora, Leonardo, giusto, se non sbaglio, credo tu ti riferisca allo schema quella con le fasi dell'emergenza, giusto? Quindi nella quale si parlava della fase eroica, la fase della luna di miele, ok? Quelle non sono riferite alla gestione dell'emergenza, ok? Quelle sono riferite alle fasi che ognuno di noi può sperimentare mentre vive una fase emergenziale. Ok? Non so se era questo ciò che mi chiedevi. Penso di aver risposto. Ok, al momento non è arrivata una risposta da Leonardo, quindi volendo posso porti un'altra domanda, Alessandra. Ok, sì, nel caso poi ci torniamo. Ok.
La signora Alessandra ci scrive: buonasera e grazie per gli interessanti incontri che proponete. Due domande. Quando incide, secondo lei, l'incertezza nell'acutizzare il malessere generale e quando può invece fungere da fattore protettivo un buon livello di autoefficacia percepita? Ok, allora, oddio, sicuramente l'incertezza ha un... è un aspetto importante, comunque ha un valore importante nell'affrontare un'emergenza. Comunque l'incertezza è un aspetto che deve essere riconosciuto, quasi accettato, e anche perché non possiamo prevedere ciò che ci aspetta o comunque ciò che può spaventarci. Quindi sicuramente è un fattore importante, però è comunque un fattore da accettare, da imparare a tollerare, perché comunque l'incertezza è un aspetto che tocca vari ambiti di vita, a prescindere dall'emergenza o meno. E poi diceva invece l'importanza dell'autoefficacia, giusto? E sì, Alessandra. Il senso di autoefficacia ci aiuta a percepire come meno pericolose le preoccupazioni, ciò che ci accade, e ci fa sentire in qualche modo capaci di affrontarle, competenti. Ok, poi abbiamo uno spunto, una riflessione che ci pone Elena. Uno dei problemi maggiori, a mio parere, riguarda lo stigma. Temo costruisca una pericolosa visione dell'altro, visto come un untore, responsabile, colpevole e responsabile del male. Come intervenire per evitare che interazioni già difficili, soprattutto in ambienti socio-economici deprivati, degenerino in modo irreversibile con conseguenze planetarie? Sì, è una riflessione davvero importante e forse ho anche io pensato a quello mentre scrivevo le slide e mentre venivo a conoscenza di eventi del genere. Sicuramente essere stigmatizzati, sicuramente ricevere appunti o giudizi dagli altri non è piacevole. È fondamentale però capire che non è possibile cambiare ciò che l'altro ci dice. L'altro potenzialmente ha il diritto di dirci qualsiasi cosa, dobbiamo essere in grado, diventare capaci, insomma, sviluppare la capacità di accettare il giudizio degli altri. Se io sono stata colpita dal virus, ad esempio, questo può essere successo per diverse cause, non perché io sia stata disattenta, abbia messo in atto comportamenti chissà di quale genere o comportamenti pericolosi. Può capitare. Okay, quindi dobbiamo innanzitutto accettare noi stessi di essere stati contagiati e successivamente tollerare quello che è il giudizio dell'altro, anche se questo non ci fa assolutamente, assolutamente piacere. A volte appare anche appunto incomprensibile come in una situazione del genere, così importante, ci siano commenti di questo tipo, però forse è anche un modo dell'altra persona per scaricare la propria tensione, per darsi una spiegazione di quello che sta accadendo. Ci ha risposto Leonardo, scrivendoci, sì. Ha risposto alla mia domanda, grazie mille. Perfetto, grazie a te Leonardo. Allora andiamo all'altra chat dove ci sono anche altre domande. Allora, Elena ci chiede: buonasera, volevo chiedere gentilmente un approfondimento sugli incontri di debriefing. Ok, allora, gli incontri di debriefing sono incontri di gruppo che possono essere proposti, come dicevo prima, a diverse fasce di popolazione, quindi a un gruppo di vittime di un determinato evento, magari a gruppi di soccorritori. Il gruppo di debriefing appunto si basa sul susseguirsi di diverse fasi, appunto dall'introduzione, quindi nella quale si fa raccontare l'evento, fino appunto all'elaborazione dei pensieri, delle emozioni. Questo perché? Perché discutere di un evento così attivante in un gruppo ci permette di considerare diversi punti di vista, quindi non solo il proprio, ma capire che quello stesso evento può essere visto in modo diverso e soprattutto serve a normalizzare le nostre emozioni. Quindi se magari io sono spaventata perché sono tanto arrabbiata
per un evento, in un gruppo posso scoprire che magari quello stesso livello di rabbia può essere provato anche da altre persone, quindi non sono il problema, non ho qualche problema, ma è normale provare quelle intense emozioni, come dicevo prima, in un contesto emergenziale. Quindi lo scopo è quello di ripristinare la salute mentale, di limitare i danni dovuti a un'interpretazione magari erronea di un evento condiviso da più persone. Ok, Stefano ci scrive: mi pare che nella pandemia, in relazione al modello delle fasi dell'emergenza, si è osservato un fenomeno non previsto nel modello stesso, esplosione delle cosiddette teorie del complotto e un atteggiamento di scetticismo verso le informazioni ufficiali e di ribellioni verso le disposizioni sanitarie emergenziali. Sì, forse ti riferisci ai cosiddetti negazionisti? Credo che questo poteva essere un evento anche prevedibile. Intorno a un evento importante ci sono sempre scuole di pensiero differenti. Io immagino un po' il pensiero di un negazionista, potrebbe essere anche un pensiero quasi difensivo. Mi viene da pensare, cioè negare l'esistenza di un'emergenza così grande, di un virus così pericoloso, forse psicologicamente mi aiuta a tollerarlo un pochino di più. Poi ovviamente questo non giustifica il fatto che non vengano applicate le norme di prevenzione, quindi mascherine, distanziamento ed altro. Ok, Francesca ci scrive: salve, le volevo chiedere che tipo di esami del sangue potrebbero essere considerati utili da fare dopo lo stress subito. Beh, credo che ringrazio innanzitutto per la domanda perché comunque è uno spunto di riflessione, però credo che sia un pochino troppo specifica, forse sarebbe il caso di rindirizzare questa domanda ad un medico, comunque uno specialista al riguardo. Ok, Luigi ci scrive: riporto il caso personale di una mia conoscente, una giovane donna di 31 anni. Da 6 mesi rifiuta qualsivoglia contatto sociale in presenza al di fuori dei propri genitori, anche se gli incontri vengono proposti in sicurezza, distanziamento, mascherine, incontri all'aperto. Va specificato che questa conoscente non ha avuto esperienza diretta del virus, né personale né riguardante persone a lei vicine. Questo comportamento può essere inteso come un'estrema risposta ansiosa di ritiro sociale oppure come funzionamento adattivo in linea con l'emergenza? Comportamento adattivo, forse fino ad un certo punto, perché mi sembra che si sia superato un pochino un limite, nel senso è una donna che comunque si limita fortemente, ha limitato fortemente la sua zona di comfort, diciamo, appunto preferendo magari di vedere solo un determinato tipo di persone, solo determinate condizioni. E via dicendo. Sarebbe utile e interessante capire con lei in realtà cosa prova nel momento in cui le viene proposto di vedere altre persone, quando le si propone di uscire e qual è il pensiero associato, se c'è un timore ben specifico, magari quello del contagio, o quale pensiero negativo si palesa nella sua mente. Non lo so, adesso li ipotizzo, non lo so, ma magari appunto la paura del contagio, la paura di morire, la paura di poter contagiare i propri cari. Sarebbe interessante fare una ricerca in questo senso per capire in realtà la motivazione dei suoi comportamenti. Ok, Federica ci chiede: come si spiega che in alcune persone, in seguito al lockdown generale, hanno fatto fatica a riprendere la vita normale uscendo dalla bolla domestica? Beh, la bolla domestica è una bella zona di comfort, direi. Nell'aria domestica noi ci siamo difesi, ci siamo protetti i primi giorni. Era l'unico scudo che avevamo,
contro il virus. Quindi sì, magari ci ha portato frustrazione, noia, perché non sapevamo più cosa fare dentro casa, magari litigi in famiglia, però è stata l'unica arma efficace nel difenderci da quella grande minaccia sconosciuta del virus. Quindi fare fatica può essere comprensibile. Ovviamente anche qui bisogna capire il limite. La fatica era limitata, era una fatica comunque non invalidante, quindi io comunque poi mi vestivo, andavo al lavoro e svolgevo le mie attività, oppure ero magari procrastinavo tutti gli impegni, rimanevo davvero chiuso in casa. Dipende poi il limite, che ci sia stata una fatica per tutti noi a riprendere la normale routine è palese, perché sono cambiate le nostre abitudini di vita in quel periodo durato un paio di mesi, e sia perché appunto non sapevamo realmente come comportarci al di fuori di casa. Ok, qui Alessandra stanno arrivando tantissime domande. Procedo con quella che ci pone Vincenza. Pandemia e depressione. Quali conseguenze? Una paziente mi ha riportato che si sente più legittimata a restare chiusa in casa, quindi prova un senso di maggior benessere. Vorrei una sua riflessione, dottoressa. Si sente maggiormente legittimata a stare in casa perché adesso addirittura sono le istituzioni che ci consigliano di stare in casa, quindi il suo comportamento magari non è più definibile come strano, come esagerato, non può essere più indicata come una persona pigra o cose del genere, perché adesso ci viene consentito a livello sociale di stare in casa o comunque di limitarci nelle attività. Quindi in qualche modo si sente quasi sollevata. Il suo sembra essere un problema quasi di minore entità o di minore gravità per lei. Spero di aver risposto in generale a tutte le domande. Ok, abbiamo Antonella che ci scrive: buonasera e complimenti per gli spunti sempre interessanti che questi webinar offrono. Sono una docente di scuola secondaria e chiedo un consiglio per tenere a freno e sotto controllo l'ansia da pandemia che tende a diffondersi tra le classi, soprattutto in presenza di alunni che sono risultati positivi al Covid. Grazie mille. Purtroppo il rientro in classe non è stato facile, uno di quegli aspetti che non è stato facile gestire e continua a non esserlo, perché comunque sì, ci sono delle regole imposte dalle istituzioni, però immagino quanto sia difficile rispettarle in un ambiente come quello della scuola. È ovviamente un ambiente che non è immune dai contagi o comunque dall'ingresso di persone positive o asintomatiche. E credo sia quasi normale che ci sia una preoccupazione da parte degli alunni, del personale scolastico, degli insegnanti, sia per la salvaguardia della propria salute, sia in generale per gestire, cioè proprio un senso di responsabilità nel gestire la situazione. Purtroppo credo che questo sia un aspetto sul quale bisogna ancora lavorare tanto, perché le indicazioni a volte sono anche contrastanti. Leggevo in qualche giorno fa negli articoli in cui si discuteva, non so, a scuola senza mascherina, con la doppia mascherina, piuttosto che l'F2, c'erano genitori più o meno d'accordo su questo, quindi credo sia proprio alto il livello di stress che si crea attorno proprio all'argomento organizzazione. Successivamente al paura contagi e via dicendo. Non so, Clarice, se ho risposto in maniera adeguata a questa risposta, se condividi. Dal mio punto di vista sì. Beh, le domande sono tante e molto interessanti, ho visto. Non so se facciamo in tempo a rispondere, perché sta passando il tempo, sono le 7:10 e alcune persone ci stanno lasciando, quindi rispondiamo brevemente magari a due domande e poi rifaremo un evento su questo magari. Ok, allora procedo con le ultime due domande.
visto che siamo quasi giunti a chiusura. Allora c'è Nicolò che ci fa una domanda curiosa e ci chiede, dal punto di vista pratico, cosa fa uno psicologo dell'emergenza? Esempi durante questa pandemia? Allora, come ho detto all'inizio, il lavoro dello psicologo dell'emergenza si espande dal prima, durante e dopo emergenza. Prima dell'emergenza sono soprattutto attività formative e di preparazione, come proponevo prima, ad esempio progetti informativi nelle scuole su argomenti specifici, non lo so, noi essendo in zona sismica, interventi su come prepararsi ad un terremoto, le emozioni che si sperimentano durante un'emergenza, e un intervento in questo senso, oppure interventi di preparazione dei soccorritori, quindi come gestire la vittima, appunto come riconoscere i sintomi da stress per loro stessi, quindi capire quando fermarsi oppure no. Durante l'emergenza, quindi interventi per lo più di supporto, non si fa terapia in emergenza, sono interventi di supporto alle popolazioni, mi viene da pensare, non lo so, assistenza ai familiari, assistenza negli obitori per riconoscimento delle vittime, interventi di questo genere, proprio interventi sul campo. E subito dopo un'emergenza, quindi, come dicevo prima, interventi mirati al ripristino delle competenze psicosociali, quindi anche qui progetti rivolti alle popolazioni scolastiche o magari ai gruppi di insegnanti che devono rientrare a scuola e non sanno come affrontare i propri alunni, come spiegare la situazione, accompagnarli nel rientro a scuola, o, non lo so, progetti di assistenza alla popolazione anziana, interventi di questo genere. E mi chiedeva anche esempi nella pandemia. Guarda, durante la pandemia, per esempio, noi abbiamo lavorato con supporto telefonico per le popolazioni, oppure all'interno dei COC comunali, nelle città ovviamente che hanno deciso di aprire, nei comuni che hanno deciso di aprire il COC, sempre per supporto telefonico, visto il problema della pandemia, quindi per limitare i contagi. Ok Alessandra, allora chiudiamo con l'ultima domanda, perché effettivamente ne abbiamo altre 15 e abbiamo già sforato un po' con i tempi. Lorena chiede se si possono curare disturbi d'ansia con la psicoterapia. Sì, ovviamente sì, con la psicoterapia di tipo cognitivo-comportamentale è una delle tipologie di psicoterapia maggiormente indicata appunto per il trattamento del disturbo d'ansia. Sì, assolutamente sì. Ok? Ok. Clarice, che dici? Chiudiamo. Io dico grazie, siete state molto brave, quindi ci vediamo la volta prossima. Cosa c'è, Alessandra? Ci fai vedere? C'è, eccolo qui. Il webinar condotto dalla dottoressa Anselmini, quando l'ansia diventa ossessione e il disturbo ossessivo compulsivo. Grazie, allora grazie Alessandra. Grazie a tutti, grazie a voi, quelli che mi hanno ascoltato. Grazie e buona serata a tutti. Buona serata a tutti.